Ciao. Ciao. Ciao, Ciao, Alessandro, benvenuto su Radio DJ. Allora, sei reduce da una settimana un po' particolare, nel senso che hai fatto un record di punti in Champions League proprio mercoledì, 40 punti in una partita, ma siete riusciti anche a perdere, però com'è esatto. possibile perdere dopo aver fatto 40 punti? È un po' difficile, in effetti. Non abbiamo giocato benissimo. Sì, la mia prestazione è stata buona. Ho avuto molto fiducia al pareggiatore in me. È venuta fuori questa prestazione, E tu insomma, non ne hai però sbagliata una, eh? Tra no, l'altro, per fortuna è andato tutto bene. 40 punti, facciamo un piccolo riassunto. Avete giocato contro il Tours. Chiaramente la partita è finita al tie-break perché sennò 40 punti, se finisce 3-0 non ce la fai a farli. Hai fatto 33 punti, 5 muri e 3 ace, giusto? Una cosa del genere. Sì, più o meno, sì, Ecco, ecco, ecco. esatto. No, Sì. e non sei l'unico perché questa settimana, forse tu lo sai, non so se segui il basket, anche Bargnani ha fatto 41 punti nel derby con Sì, Gallinari. è vero, record in carriera e anche lui ha Ha perso perso la nonostante i partita. suoi 41 punti, Ho quindi letto. evidentemente farne più di 40 porta sfiga. Sì, magari è meglio farne qualcuno di meno e magari vincere la partita, dici? Esatto. Certo, magari iniziando da oggi che giocate, insomma, in trasferta Latina, squadre appaiate in classifica 11 punti, Treviso non sta andando benissimo. Sì, non stiamo andando benissimo, abbiamo un po' di problemi e dobbiamo trovare ancora un po' l'amalgama della squadra. Abbiamo avuto anche un problemino con il palleggiatore nuovo, Pujol, che ha un problema alla mano e quindi non si può allenare con noi. Sta giocando Dante Boninfante. Insomma, le cose ogni tanto vanno bene, ogni tanto male. Dobbiamo ancora ingranare per tirarci un po' su, insomma, tutto qua. Parliamo un po' di nazionale invece, perché appunto un altro punto critico degli ultimi giorni che ti riguarda è proprio il tuo addio alla nazionale. Ma non è un po' troppo presto? Tu hai 32 anni, non potevi magari arrivare alle Olimpiadi di Londra? Vorrei riuscire ad arrivare là, però in questo momento mi sento un po' fisicamente un po' precario. Quindi niente, ho fatto questa scelta che dentro di me mi sento, insomma, non Non hai penso di rimpianti? non. Ecco, esatto. Cioè, se il fisico mi regge, vorrei provare ad arrivarci, però in questo momento dopo quest'anno che ho fatto, non penso di riuscirci, insomma. La delusione del mondiale non c'entra niente, ovviamente. No, la delusione del mondiale no, sì, sicuramente non è andato benissimo, però le sconfitte, insomma, passano e bisogna tirarsi su. In questo momento io mi sento abbastanza bene, però fare un anno nel club e un anno in nazionale è un po' È difficile. pesante. Sì, esatto. Sappiamo che in questo momento sei a metà tra l'allenamento quotidiano prima della partita e la visione dei video dei vostri avversari, che appunto ricordiamo stasera sarà la squadra di Latina. Ecco, quanto si Esatto. dorme quando si guardano quei Beh, video? ogni tanto c'è un po' di sonnolenza, insomma, però insomma, bisogna rimanere svegli per non fare brutte figure dopo nel pomeriggio, insomma, perché se non sai niente dell'avversario fai un po' fatica a giocarci contro. Certo, l'importante poi comunque sarebbe anche non dormire alle 6 quando giocate contro Esatto. Latina. Senti, in bocca al lupo, Crepi. noi facciamo un po' il tifo per Treviso oggi, visto che comunque sei stato nostro E ospite. speriamo anche che magari ci Grazie. ripensi riguardo alla nazionale. Tra 2 anni magari cambi idea. Vedremo, vedremo, dai, vi ringrazio. Grazie a te, Alessandro Foxface su Radio DJ. Buona domenica, buon lavoro e buona partita. Ciao! Ciao, ciao, ciao.